Avanti un altro. E permesso? Oh, prego, signora Falsaperla, si accomodi. Vedo che ha portato il suo bel bambino. Sì, dottore, purtroppo il bambino non è stato bene. Ha due notti che non dorme, che piange, piange, piange tutta la notte, fino a che annerica. Fino che si pirisce, va! E poi c'è tutta la pelle bardiata e piena di craunchi. Dottore, sono preoccupata. Ma no, signora, stia tranquilla. Lo metta sul lettino e lo spogli. Adesso faremo una bella visitina e... Ma questo bambino puzza di vino. Sì, dottore, un dito ce l'ho dato. Nero d'Avola. Un dito di Nero d'Avola? Ha un bambino di neanche 6 mesi. Ma lei è una criminale. È una pazza. Ma era vino buono, da solicchiata. Ne passo misciaro. Ha un bambino di 6 mesi. Bisogna dare il latte. Ha capito? Il dottore, ho capito, il latte. Ma sopra la pepata di cozzole non ci faceva acido? Pronto, Arturo? Sì, sono l'ingegnere. Mi passi mia moglie, per favore, grazie. Ah, non può venire? Come mai? In bagno? Beh, dica alla signora di rispondere dal nostro telefono del bagno. Ma come non può? Ah, non è da sola. Mia moglie è in bagno e non è da sola? E con chi è, scusi? Con un uomo. Beh, sarà l'idraulico. Sarà successo qualcosa. Ah, sono nudi? Dentro la vasca? Nudi. Mia moglie è un altro uomo. Bene, bene, bene. Senta, Arturo, mi faccia una cortesia. Vada nel mio studio e nel terzo cassetto della mia scrivania troverà una rivoltella. La prenda, entri nel bagno e me li ammazzi tutti e due. Grazie, Arturo. Attendo in linea. Tutto fatto? Bene, adesso si liberi della pistola. Ma non so, la butti in piscina? Ma come non abbiamo la piscina? Arturo, certo che abbiamo la piscina. L'ho fatta costruire l'anno scorso, 125.000 euro di piscina. Butti la pistola in piscina. Ma insomma, Arturo, ma dico, è impazzito? Ma vuole che io non sappia se ho la piscina in casa? Ma, scusi, ma è casa Falsaperla? Ah no? Ah, ho sbagliato? Ah, scusi, scusi, arrivederci. Condoglianze, condoglianze. Amore, hai tornato? Sì, sì. Lasciami stare che sogno stanco, senti? Amore, ma ci sarebbe la lavatrice da sistemare? La lavatrice? E pede acqua, spande di sotto. E che mi sta condanna mia? Io che sogno tecnico da lavatrice? Ma amore, ma almeno allora cambimi la lampadina nella lavanderia che sono a buio di 3 mesi. Gioia, ce ne hai cangiato quel che sei. E sarà un problema di cortocircuito? Perché non ci dai un occhio del contatore? Io ho un contatore... A che mi sta condanna mia? A che sogno elettricista io? Amore, ma allora almeno sistema l'antenna, no? Ormai ave 2 mesi che siamo senza vegetale terrestre. Gioia, ma che mi sta condanna mia? A io che sogno antennista? Qualche giorno dopo. Finché la bacca va, già lasciala andare. Finché la bacca va, e tu non remare. E finché la bacca va, già lasciala andare. Amore, quanto ho tornato. Un campanello sorella. Il campanello è ancora ora che stia suonando. No, amore, hai tornato. Ho tornato. E chi è ancora un zucchero? Amore, tutto a posto. Tutto sistemato. Antenna, lavatrice, impianto elettrico. A posto. E chi bindo, genio della lampada? Ma no, amore, ho chiamato a Saro. Saro? Saro cui? Saro, il nostro portinaio. Ah, Saro Bottonaro. Gli ha abbassato tutto così, giù. Tutto? Quell'uomo è MacGyver. Ho capito. E dimmi una cosa, ci resta soldi? No, si è offeso. Mi disse, signora, o mi fa una torta o facciamo l'amore. Io e tu ci facesti la torta, no? Amore, e che mi sta condanna mia? Io che sogno, pasticcera? Buongiorno, senta lei che è qua del reparto giocattoli. Dica pure, signore. Siccome mia figlia, su Ellen, è stata promossa a scuola, no? E siccome va che ci dà tanta soddisfazione questa ragazza, ho pensato che ci volevo fare un bel regalo, che so, che cosa tipo un gioco, una bambola, va. Ah, ma allora è nel posto giusto, signore. Età della bambina? Ma calcola 7-8 anni. E allora le consiglio di andare su un classico. La famosissima Barbie. Barbie mi piace, belle, ma qua ne sto vedendo da tanti tipi. Certo, in base agli accessori cambia anche il prezzo. Senta, per esempio, questa qua quando viene? Beh, questa è la Barbie Teenager, un vero classico. E quanto costa? 49,90 euro. Ah,
Come mai, scusi? È perché questa ha lo skateboard di Barbie, l'iPod di Barbie, il cappellino di Barbie e gli occhiali da sole di Barbie. Ah, ho capito. Sono queste cose, diciamo, che costano. Ecco, bravo, e sono proprio gli accessori che fanno la differenza. E questa qua? Ecco, questa è la Barbie Amazzone, 72 euro. Ingone, no, non è per male, eh? Uno per i figli si leva il pane dalla bocca, chiama 72 euro una bambola da plastica. Eh sì, ma è sempre un discorso legato agli accessori. Questa, per esempio, ha il cavallo di Barbie, il cappellino di Barbie, gli stivali di Barbie e il famoso frustino di Barbie. Ah, ho capito. Sì, dai, è quello là. Ah, quella è il top. La Barbie divorziata. Ah, c'è magari la Barbie divorziata. È bella. E quando viene? Quando viene? Beh, questa 275 euro. Quando? Ma che siete andati a padre battissimo? Eh sì, ma gli accessori. Ah, quali accessori? E quali fossero questi accessori? La casa di Ken, la macchina di Ken, il cavallo di Ken, la moto di Ken, la bicicletta di Ken, gli alimenti di Ken. Due cannibali nella giungla. Babà, babà, avere visto turista bianca fare bagno nuda in acqua di fiume. Avere visto figlio. Babà, babà, avere goscia lunga. Molto buona turista bianca. Sì, figlio, molto buona. Babà, catturare turista bianca e mangiare lei stasera? No, figlio, catturare turista bianca e stasera mangiare mamma. Oh, ciao, Arturo. Inga, ti sei comprato la Ferrari? Bella, eh? Pensa, ieri con questa Catania-Palermo in un'ora e un quarto netti. Che bel davvero! Qualche giorno dopo. Minchia, Arturo, a che ce ne cambiate i copertoni? Eh sì, caro mio, perché con questi aumentano le prestazioni. Pensa che ieri Catania-Palermo in un'ora esatta. Minchia, un'ora? Catania-Palermo? Minchia, vola! Qualche tempo dopo. Minchia, Arturo, ma che cos'è questa mammetta? Caro mio, questa l'ho ritirata direttamente dal Giappone. Pensa che ieri, grazie a questa marmitta, Catania-Palermo in 45 minuti soltanto! Che 45 minuti? È un apparecchio! Una settimana dopo. Gattoro, ma che sei a piedi? E la Ferrari? L'ho venduta. L'hai venduta? E come mai? Perché a un certo punto ho pensato, ma io a Palermo tutti onna, ma che c***o ci vai a fare? Buongiorno. Buongiorno, prego. Senta, volesse parlare con titolare? Prego, sono io. Dunque a me, ma manda Don Saro. Don Saro? Don Saro, Don Saro, che ci tiene a farvi sapere che da oggi in poi questa attività passa sotto la protezione di Don Saro. Ah, e sarebbe? Diciamo che tutto quello che vi fanno a voi è come se lo fanno a lui. Ho capito. Ma scusate, chi sarebbe questo Don Saro? Che cosa? Voi mi volete dire che non conoscete Don Saro? Uscite fuori con me. Li vedete quei due sulla panchina, dall'altro lato della strada? Sì, li vedo. Ecco, Don Saro è quello con la coppola. Ma veramente hanno la coppola tutti e due? Ah, e quello con lo suo carro che fuma. Ma stanno fumando entrambi? E quello con i mostazzi, con i baffi. Ma hanno i baffi tutti e due. Quello col gilet. Sono tutti e due col gilet. Quello seduto. Ma sono seduti entrambi. Vabbè, va, ho capito. Quello vivo. Bare mio, come siamo? Oh, Barzaro, che siamo? Tutto a posto? Insomma, ammuttiamo, fumo castagna. Se andano una cosa, tu volevo domandare, ma tia, di femmine bocuglini. Bocuglini? Dico, va, capanza. I femmine capanza? Sì, va, chi di bocunganne, va. Chi di un po' grossi, ti piacciono? No, no, onestamente a me, francamente, la donna mi piace magra. La donna grossa, diciamo, non fa per me. Ho capito. Ma senta, Mattia, di femmine con le mine cascate, che ci arrivano in deranocchia, a te ti piacciono? No, bene, scusami, i film che i minne che ci arrivano in deranocchia, non, senza offesa, a me non piacciono. Ah no? No, no, no. Ma senta una cosa, ma i di film che sono un poco troppo pelosi, che c'hanno magari un poco di vaffa, a basetta accentuata, ti piacciono? Oh, un bare, ma che da pasta la testa? Ma a me che mi piacciono film da sto livello?
Cavaffa, cabasetta, capanza, i minne cascate. Ah, non ti piacciono? Che no? E allora perché te fai a mia mogliere? Eh?